fare abbaglianti e noi ce li abbiamo davanti, come diceva quasi di fianco davanti. Immagino che sia stata una bella avventura per voi, ciao, per voi insieme, un grande gioco che avete fatto, anche un po' per uscire, penso in modo estremamente deciso dalla classica strada del film su un soggetto che può avere insomma un suo interesse per un gruppo di persone. Quindi innanzitutto mi interessava capire come è cambiato quel progetto che tu hai detto, insomma, avete preso e capottato sin dall'inizio, come è andato questo processo insieme. Vabbè, grazie a tutti. È stato un processo abbastanza naturale, nel senso che un po' tutti non siamo proprio delle, voglio dire, dei ragionieri alla fine, quindi l'incontro tra l'altro appunto con un produttore che è... I presenti in sala saranno tutti molto offesi. No, ma non come categoria, ma come atteggiamento anche rispetto alle cose che si fanno, quindi diciamo che sì, è stato un gioco, una fatica comunque, perché sono film su cui devi viaggiare, perché ovviamente sappiamo tutti insomma che non hai proprio le risorse per lavorare in un certo modo. Secondo me la cosa ottima è che questo film diciamo partiva come un documentario e la produzione è riuscita a mantenere una struttura molto efficiente e quindi anche a consentirci di lavorare bene e anche di divertirci lavorando, diciamo al di là della dimensione della produzione iniziale, però appunto insomma si è fatto anche un po' da solo il film in qualche modo. Roberto, magari mi permetto di fare così almeno poi partire con un'enorme divagazione, una domanda più, diciamo, scappi, una domanda più concettuale, non lo so. Il film è un modo per coltivare un sogno, per allontanarsi un po' da un cinismo brutto, in fondo cercare un'utopia che era chiaramente l'utopia del beat in questo nastro perduto, che però è anche un antidoto rispetto a tempi così tanto disincantati. Puoi partire. No, sono d'accordo, non avrei saputo dirlo meglio, è proprio così come dici, apri il microfono. Comunque, per essere sintetico e fare rispetto a Maurizio Vannelli, che mi è sembrato pessimo in questo film, no? Solo perché mi devo vendicare, non per altro, è stato bravissimo. Inoltre è il mio cantante beat preferito, quindi non potrei parlarne male. E devo dire che quello che hai detto è verissimo. E di che cosa stavamo parlando? No, vorrei aggiungere solo poche cose, dovete rabbatterlo. Quello che mi è piaciuto fare, insomma, l'ho fatto per assoluta convinzione, nel senso che quello che mi è stato chiesto di fare l'ho poi sentito molto mio, insomma, ed è veramente interessante riproporre quel periodo, perché senza alcuna nostalgia, ma semplicemente fare un confronto con i tempi d'oggi che sono diametralmente opposti, sono agli antipodi o agli antilopi, come dice qualcuno, che mi è molto simpatico quando fa questi lapsus e queste castronerie. E, di castroneria in castroneria, anch'io sono andato avanti nella realizzazione di questo film, a volte un po' improvvisando, sotto sempre la supervisione di Luca, che cercava di riportare tutto all'argomento principale, ma poi divagavamo sempre. La cosa più bella era naturalmente mettere dentro qualsiasi cosa ci ricordasse il beat, stando ben distanti appunto dall'effetto nostalgia. Non so se ci siamo riusciti, credo di sì, e non so cos'altro dire. Quali erano le altre tue perplessità? Basta. Passo il microfono a Maurizio, che è stato pessimo. No, allora devo fare la domanda al tuo cantante beat preferito. Non la so. No, il film però celebra anche
un periodo particolare della storia della musica italiana, un periodo in cui c'era sicuramente, si vede, un sacco di spontaneità in quello che veniva fatto dai musicisti, però c'era anche un'industria discografica molto forte, molto potente, che vendeva un sacco di dischi e che riusciva a sposare, insomma, la spontaneità col fatto che la musica era una cosa centrale nella vita delle persone, era una cosa anche fisica, era un oggetto, erano delle relazioni, e cosa che sicuramente oggi è molto diverso. Di nuovo, senza nostalgie, per un giovane oggi è l'oggi, era come l'oggi vostro, però sicuramente era un modo diverso di intendere la musica, il rapporto con la musica. Sì, diciamo, ma l'hai fatta così lunga che non mi ricordo più cosa mi hai chiesto. Comunque, no, del periodo sicuramente una cosa era la discografia, era robusta per forza, non c'era internet che regalava a tutti i ragazzi le canzoni, e le ragazze, non c'era l'AIDS, le ragazze ce la davano, e insomma era un periodo molto felice. Molto felice, quindi la musica è sempre uno specchio, è un risultato di un periodo, per cui la musica è triste, adesso ne verrà fuori una produzione incredibile, allora c'era una musica piuttosto allegra, anche se si cercava di parlare della contestazione e delle altre cose. Io non ho fatto una gran parte in questo film, cioè ho fatto me stesso, tra parentesi Luca mi diceva di quello che devi dire, racconta quello che devi raccontare. Mi dirigeva su certe produzioni, su certe cose, ma quindi io ho fatto esattamente, ho interpretato me stesso, mi sono anche molto divertito, la cosa che mi ha divertito di più è mandare a quel paese sempre Freak, che lo faccio anche fuori scena in genere. Comunque è stato un piacere fare questa cosa con voi, siete stati molto bravi, quindi l'applauso ve l'ho fatto anch'io da seduto prima e ve lo rifaccio ancora. Beh. Vorrei rispondere alla sua domanda per dimostrare di essere molto più bravo di lui, sto scherzando, naturalmente. È vero che la musica era assolutamente importante, anche questo film documentario, insomma, non so, docufilm, non so come lo si possa chiamare, cerca in qualche modo di rendere omaggio a quel periodo e a quel tipo di entusiasmo che la musica popolare, il pop, il beat, che si chiamava beat a quei tempi, nella decade degli anni 60, aveva la forza che aveva in quel periodo, ed era musica assolutamente spontanea, nel senso che i gruppi non nascevano a tavolino come negli anni 80-90 e come può capitare anche adesso, non nascevano nelle sale dei direttori artistici, non erano progetti costruiti per forza o comunque messi assieme da creativi, ma i gruppi nascevano perché i musicisti, in questo caso i non musicisti, non importava il livello di perizia e di bravura tecnica, avevano delle cose importanti da esprimere. E guarda caso si rivolgevano a un pubblico di coetanei che stavano ad ascoltare, assorbivano e rispondevano. Quindi la musica era il comunicatore principale, tanto che anche le copertine dei dischi comunicavano le mode del periodo, comunicavano segnali, davano le dritte, insomma, davano le indicazioni del costume di allora, quindi la musica era diversissima da questi tempi ed è anche interessante raccontarlo ai ragazzi di oggi, raccontare un mondo che insomma è stato, che non esiste da questo punto di vista, non c'è più, ma è stato fondamentale per la musica di oggi. Poi sappiamo che gli anni 60 poi nella loro onda lunga hanno proseguito negli anni 70, il 68 e l'onda lunga del 77, ecco. Non è vero. Abbiamo tempo magari per una domanda da parte vostra? No, interrompiamo noi. Questa è una buona domanda. Non c'è risposta a una domanda così difficile, tu la sai.